lo considero produttivo anche quando non siamo d'accordo. Banalmente perché, come dicevo in apertura e concludo, se il nostro approccio è sincero, io posso sempre imparare anche dagli errori distanti da me. Bisogna avere umiltà e non partire da un pregiudizio. E io non intendo partire da alcun pregiudizio, banalmente, perché è mia responsabilità rappresentare tutti gli italiani. Allora, il giorno dell'unità d'Italia, il giorno della Costituzione, dell'inno, della bandiera, io voglio dire, rivendicate senza sconti le vostre istanze nei confronti del governo. A volte saremo d'accordo, riusciremo a fare cose insieme, a volte non saremo d'accordo, ma io vi garantisco che quelle istanze troveranno sempre un ascolto serio e privo di pregiudizi, perché questo è l'impegno che mi sono presa nei confronti di tutti gli italiani ed è l'impegno, uno dei tanti, che intendo portare avanti. Grazie. Il biglietto della colonna.